Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Underlink e bentornati su Miitopia. Per quanto riguarda il personaggio di Escanor, l'ho modificato un pochettino, ho comprato anche un'arma che voleva, oltre a una divisa, e gli ho messo un piccolo neo a forma di zampa di felino qui sulla guancia, per ricollegarlo al fatto che lui è il peccato della superbia con il simbolo del leone. È tutta loro, ovviamente. Vediamo però oggi dove ci porteranno le nostre avventure. Ho perso malamente contro il percorso arduo, quindi dovrò rifarlo poi magari in seguito. Purtroppo ragazzi è stato piuttosto difficile, non sono riuscito a vincere nonostante ci abbia messo la buona volontà, ma niente da fare. Ehi Escanor, ce l'hai un grido di guerra? Beh, non è proprio un grido di guerra, però sì. Chi l'ha deciso? Seven Deadly Sins non è uno show grandissimo, però ha certe parti che davvero sono fighissime. Affresco donna come nemico. What? Va bene. Ah, deboluccio, ci sta. Tutto regolare. Buono, buono. Dove vogliamo andare? All'oasi? Andiamo all'oasi, dai. Andiamo a fare un po' di spesa all'oasi. Insomma, è andata bene questa nuova esplorazione. Vabbè, finora... Fino ad ora piuttosto facili, a parte quella sconfitta tremenda. Forza sotto con i muscoli, guarda lì. Wow! Underlink vuole un nuovo vestito livrea a macchie, e va bene. Costa poco, insomma. E stiamo proprio facendo tutta la strada da capo. È un po' un peccato, ma ehi. Ah, ma qui c'è il signore, quello che ci dà roba buona da mangiare. L'altra volta che era? Cioè, cischecchi, formaggio, che roba era? Stavolta cos'è? Ah! Per tutte le papille gustative! Ah, che combinazione perfetta di carne e verdure! Una sinfonia per il mio palato. La carne è così tenera e succulenta da darmi brividi. Un'oasi lussureggiante nel deserto della mia vita! Oh, salve. Mi presento, sono Flavio, gourmet nomade. La cucina di altissimo livello mi salta oltre ogni possibile misura. Devo assolutamente condividere questa gioia con te. Panino kebab. Vabbè, la carne d'agnello è difficile che è cattiva. Cavolo, è agnello. Vorrei vedere. Per proseguire devo per forza rifare questa strada, visto che sopra c'è quella difficile che ci ho perso malamente. E dobbiamo andare di qua, stavolta. Bene. Carica, mie prodi! All'attacco! Nani? Oh, scaviamo. Bene, dai, scava, scava. Scava Escanor, dai, scava Escanor, scava... se n'è andato? Ma volevo continuare a farti scavare. Infame però, eh. Oh, attenzione! Attenzione però, che abbiamo qui? Ah! Il principe di Aridosso! Eila! Salve! Ah, principessa Zelda. Ehi, c'è qualcuno? Ah? Chi è? Ma la lampada. No, 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 no. È grave, è molto grave. Sono un umile spirito, guardiano di questo immenso deserto. Un malvagio stregone mi ha intrappolato in questa lampada. Saresti così gentile da liberarmi, mio nobile signore? Veramente non saprei. Liberami, e io soddisfo il tuo più grande desiderio. Beh, se lo dici così, no? È facile, non devi fare altro che strofinare olio di gomito la lampada. Ti piace di più la destra o la sinistra? No, 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 no. Non è giusto. Forza, non ti fermare, ci siamo quasi. Questa è intenzionale, dai. Genio burlone, gran combina guai, rinchiuso in una lampada dall'eremita errante. Per lo stregone voglio scegliere tra i più popolari. E tra i più popolari c'è Jafar. Sembra quasi fatto apposta. Va, scelgo questo qui, Ganondorf. Che poi Ganondorf è uno stregone o comunque sia. Quindi vai, mi piace così. È anche stregone. Già qui è un genio burlone. Con i baffi che partono da tutt'altra parte, ma... finalmente libero! E il mio desiderio? Cosa? Perché ci hai creduto per caso, povero ingenuotto? Vediamo un po' come posso divertirmi. Ci sono! Potrei mettere a soqquadro la città come bei vecchi tempi. Ci si vede! Bye, bitch! Oh no! Cosa ho fatto?
Sì, lo so, Enzo Squidward. Come mi avvicino tutto quanto, anche Giante. Oh, sei tu? Non ho fatto niente di male, stavo solo pensando ai fatti miei. Toh, prendi questa. Ti è stata appioppata la lampada magica, buono. Ah, dobbiamo sconfiggere il genio allora. E ora lasciami in pace. Capisco, capisco. Deserto di ridosso. Ma lì c'è una principessa da Peach. Scegli un Mi per ogni abitante. Ma va bene così, ragazzi. Non è che posso scegliere tutti, ogni volta tutti quanti i Mi. Voglio dire, vanno bene anche quelli prestabiliti. Che bella cittadina, però uno che si chiama Tarocco io non mi fiderei poi molto. Vediamo un po'. Che succede? Ah, lei è... salve. Priscilla, star del deserto. Ah, che catastrofe. Il genio burlone ci ha attaccati. Mi si è preso tutto il mio oro, guadagnato con il sudore della fronte. Non ci credo. Tu e la Lady che è abituata all'avventura e al clamore della battaglia. Ti prego, potresti recuperare il mio oro? Non ho meglio da fare, quindi sì. Ti ringrazio tanto. Il genio si nasconde nel Dedalo sotterraneo. È a poca distanza dalla città, non puoi mancarlo. E un bacetto porta fortuna? No? Vabbè. Chiedevo. Mercanti loschi. Dai, gli è Tarocco. Tarocco! Mio padre è molto malato. Compresti una caramella PM da noi? No, ho sbagliato! Volevo dire di no! No! Allora, il vecchio mi sta parlando della leggenda di Aslofar che appunto rinchiude Ganondorf dentro la lampada. Guida ballerina, guida. Certo. Quindi bisogna andare a recuperare questo fantomatico... Ah, sta lì Aslofar, buono, buono. Andiamo anche qui a parlare con la principessa, va. Ah, ma è Marika. Vabbè, andiamo avanti, va. Ah, là c'è il mago del quiz, buono. Via Paluda. Buah, ci sta. Vediamo un po' che mostri incontreremo qui. Ah, tesoro di qua. Beh, certo, scusami. Voglio dire, tesoro di qua. Ottimo, eccolo. Era una trappola. Vabbè. Ah, le farfallotte. Farfagiata, buono. Sono delle pietre ora. Vai Mr. Clean, una sbuffata era meglio, Però, dico solo. Siamo tutti a livello 4 ora. Arriviamo al 5 e poi forse riusciremo a farcela contro i grifoni, forse. Poi ci vuole anche l'equipaggiamento, ovviamente, le statistiche più alte con il cibo. Oh, un nuovo membro! Vai, riceviamo anche questo, tra i più popolari stavolta, Ho scelto Bob Ross. Certo che alcune persone con il modificatore dell'avatar, porca miseria, fanno delle opere d'arte. Bob Ross rilassato. Classe diavoletto? Sì, dai, dai. Troppo divertente, Bob Ross diavoletto. Non c'entra niente, però fa ridere. Fa ridere già così. Cavolo, bello davvero chiunque l'abbia fatto. Bello davvero. Ragazzi, siamo quindi in 4 stavolta. Oh, vai. Meglio di questo. Perfetto, allora acquistiamo anche nuovi vestiti. La livrea casual. Da campagnolo proprio. Vediamo un po' come mi sta. Vai, ci sta tutta. In quella posa tutta strana. Quindi ora la mia classe è gatto. Vabbè. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo 5 come prima. 4 del gruppo più il cavallo. Oh, e dove si va ora? Da Mr. Magoo. Un'altra volta, dai. Un momento, laggiù. Chi ha una voglia perenne di giochi e divertimento? Io, il soldo inimitabile Mr. Quiz. Mi dai l'impressione di una persona molto perspicace. Vuoi metterti alla prova con chi è uno dei miei quiz? Bene, allora diamo inizio allo spettacolo. Iniziamo. Domanda numero 1. Vai. Chi è Andre Link? Oh cavolo, per davvero? Basta, esisto tu con gli occhiali lì. Vai. Domanda numero 2. Chi è il vero Ayumi? Lei? Mi pare che mi sbaglio con Ayumi. Oh, ma per chi mi ha preso? La mia vecchia compagna.
Chi è Ayumi ancora? Lei. Non ho capito. Dov'è la difficoltà? Che ho vinto. 5 caramelle. Prima di concludere il video, sfidiamo qua Chip Chop, come si chiama? Boh, sconfitti ma tosti. Non so ragazzi, purtroppo prima combattevo talmente facilmente che boh. Ah, siamo da Aslofar. Ok, parliamo con Aslofar e poi concludiamo il video. Mi sta proprio venendo a male, davvero tanto. Perché prima con un attacco facevo fuori tutti. Arriva il re del male, il duca del male. Ah, ti rubo gli amici e tu tutte le abilità. Bene, grazie. Spero che Bob Ross voglia più presto una nuova tenuta in modo da avere più difesa e più attacco. Aslofar! Ma guarda, ci incontriamo spesso ultimamente, eh? Siamo nei guai. Un genio sta seminando il terrore tra la gente del posto. E così il sigillo è stato infranto. Proprio ciò che temevo. La situazione è seria. Un momento. Cos'è quella lampada che vedo lì? Questa, intendi? Che coincidenza. È proprio quella che stavo cercando. Può essere usata per catturare quel malfattore e ristabilire la pace. È semplice, vedrai. Anche chi ha digiuno di magia può riuscirci. Devi solo tenere ben ferma la lampada tra le mani e recitare l'incantesimo. Incantesimo? Il nome del genio. Ripeti più volte il suo nome per risucchiarlo nella lampada. Ok, come si chiama? Non ho dubbi che ci riuscirai. Sì, Ganondorf, però... Non pensavo che... Vabbè, può essere che... Lo sanno. Riusciremo a imprigionare nuovamente il genio della lampada? Beh, l'incantesimo è facile. Basta pronunciare il suo nome ed è fatta. Com'è che si chiamava? Beh, sono certo che ci verrà in mente prima o poi. Ma l'abbiamo mai veramente saputo? No. Voi no, io sì. Per motivi di, ovviamente, onniscienza riguardo il Mi che ho affidato al genio. Ci facciamo anche un giro di roulette? Armatura rattoppata. Ah. Potremmo comunque sia provare a fare qualcosina. Ah, filetto di gol. Ah, però. Sta roba serve, ragazzi, per rinforzarsi subito. Giochiamo un po' ancora. Ce l'ho i punti, usiamoli, no? I taglianti per giocare. Bene. Ottimo. Gioca ancora. Vai. Ok, armatura rattoppata. Questa per Escanor, ovviamente. Ma è di meno. Ah, è peggio allora. Beh, rattoppata in effetti, non è che sia proprio chissà di quale grande utilità. Perfetto ragazzi, allora questo video lo termino qui. Nel prossimo cercheremo insomma di darci da fare per catturare il genio malvagio Ganondorf. E magari cerco anche di aumentare un po' di livello facendo qualche strada più semplice, no? Cose così. Ad ogni modo io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate sempre il link per Instagram e noi ci vediamo ovviamente come sempre al prossimo video. Bye bye!